In questo momento storico non semplice per l'informazione tra crisi dell'editoria e le insidie derivanti dalle fake news che spesso si generano sui social network, l'Arcidiocesi di Matera Ersina, insieme all'Associazione Parco Culturale Ecclesiale Terre di Luce, rinnova il suo impegno proprio nel settore giornalistico, presentando la nuova veste di Logos, Le Ragioni della Verità, giornale diocesano che dopo 10 anni di cartaceo diventa testata digitale. L'occasione è quella dei giorni della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, a poche ore dalla messa di Papa Francesco per la 55ª giornata delle comunicazioni sociali, intitolato Vieni e vedi, comunicare incontrando le persone come e dove sono, un chiaro invito ad un giornalismo più a contatto con la realtà dei fatti e con la verifica delle notizie. Al di là del comunicare attraverso i social, ciò che è fondamentale, ciò che è importante è essere presenti, essere attenti, essere sul luogo, ed è quello che praticamente lui in modo particolare mette in evidenza, perché ci sia un'informazione e nello stesso tempo una formazione diretta di quelli che sono i fatti reali. L'incontro, che ha visto la partecipazione online anche del direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, Vincenzo Corrado, è stato trasmesso in diretta streaming sui canali di Logos. L'Indomonaco così ha commentato il nuovo corso del giornale. Logos è il luogo dell'informazione sociale, culturale, luogo di animazione, di educazione che la nostra Chiesa di Matera Ersina ha posto in essere già 10 anni fa. Era un giornale, mai stato il semplice ciclo stilato improprio per intenderci, ma ha sempre tentato di animare la società e di evangelizzare la cultura e le culture. Oggi, con i nuovi linguaggi digitali, in connessione con flussi dedicati alla web TV, alla radio, alle CNews, si presenta in una nuova veste e con una nuova modalità di approccio. C'è anche una nuova visione di linea editoriale. Beh, certo, diciamo che per la prima volta c'è davvero un editore di Logos, che in questo caso è l'associazione di promozione sociale Terre di Luce.